tantissime persone connesse, altre probabilmente sono in procinto di connettersi. Siamo molto contenti questa sera di aver organizzato il Collegio Ghislieri e il Collegio Nuovo, questa iniziativa, questa serie di conferenze che questa sera va a concludersi con un nome che è assolutamente di casa qui a Pavia e in Ghislieri in modo particolare, la professoressa Tiziana D'Angelo, che insegna all'Università di Nottingham e che ha un curriculum accademico di altissimo spessore e di altissimo valore. Come lei sottolinea molto bene nel suo curriculum vitae, si è laureata, a Pavia, come studentessa del Ghislieri, ma poi ha completato il suo percorso di studi e di ricerche, dapprima ad Oxford, dove ha ricevuto l'MPhil, e dopo all'Università di Harvard, dove ha conseguito il PhD. Tiziana D'Angelo, è stata poi ricercatrice presso l'Università di Cambridge, e prima di questo ha svolto dei periodi di ricerca e di studio in istituzioni di estremo valore e riconosciute a livello internazionale, come ad esempio il Getty Institute oppure anche il Deutsches Archäologisches Institut di Berlino. Questo l'evento di questa sera sarà per Tiziana D'Angelo l'occasione per presentare l'ultimo, diciamo, approccio alla sua ricerca, o meglio, presentare quello che, se ho capito bene, è proprio l'inizio di una ricerca completamente nuova. In questi anni si è occupata di storia dell'arte e di archeologia nel primo millennio avanti Cristo. Ora, se ho ben capito, si sposta dall'area propriamente mediterranea ad un'area più orientale. Come dicevo, e fra poco lascerò, prima di dare la parola a Tiziana D'Angelo, lascerò la parola alla dottoressa Bernardi, con cui abbiamo organizzato questo ciclo di lezioni. Il tutto rientra all'interno di un progetto comune, Ghislieri e Collegio Nuovo, che celebrano così i 100 anni della laurea della fondatrice della sezione femminile del Ghislieri e del Collegio Nuovo, che appunto 100 anni fa si laureava in matematica. Ora, prima di lasciare la parola alla nostra ospite, do la parola per gli onori di casa anche alla dottoressa Bernardi. Grazie, aggiungo solo che come Collegio Nuovo siamo appunto felici che questo breve ciclo con donne testimonial, donne role models, si concluda così bene nel segno dell'arte dopo la mitologia, i diritti delle donne nel mondo classico. Dopo l'informatica, gli sviluppi dell'informatica, dopo quelli della ricerca biomedica, è sempre bello tornare anche alle origini e anche alle cose belle della vita, che sono appunto le arti e le scienze umanistiche. La nostra fondatrice comune è laureata in matematica. Però era anche una grande ammiratrice del mondo dell'arte, era una grande viaggiatrice, quindi apprezzava molto anche l'arte. Quindi anche per questo motivo è ancora più bello chiudere questo ciclo nel segno appunto dell'arte classica. La nostra fondatrice, ecco, tanto per ricordare un suo aspetto, lei aveva fatto scuole. Aveva fatto liceo scientifico e nel liceo scientifico ai suoi tempi non era previsto l'uso del latino, però lei era molto appassionata di archeologia, veramente. E quando si era trasferita a Roma si era iscritta a una società archeologica, però lì
soci erano quasi tutte persone di studi classici, e quindi lei diceva che si sentiva ignorante a non sapere il latino, e quindi a oltre 70 anni si era messa a studiare il latino, partendo proprio, come abbiamo fatto tutti, dalla prima declinazione. Ecco, quindi a maggior ragione, proprio anche ricordando la fondatrice Sandra Bruni Mattei, è bello che questo ciclo si chiuda nel segno dell'archeologia. Quindi ancora grazie, e siamo qui tutti ad ascoltarla con piacere. Vi ringrazio moltissimo, è veramente un grande piacere per me essere a Pavia, ovviamente virtualmente questa volta. Vorrei ringraziare innanzitutto il professor Maranesi, il professor Belvedere, la professoressa Bernardi per l'invito, che mi ha molto onorato, e vorrei anche ringraziare la segreteria del rettorato del Collegio Ghislieri e soprattutto la dottoressa Marta Cassano per la grande pazienza e per questa impeccabile organizzazione dell'evento. Come diceva il professor Maranesi, adesso vorrei condividere innanzitutto il mio schermo, vediamo. Ok. E, perfetto, dovreste essere in grado di vederlo. Come diceva il professor Maranesi, oggi vorrei condividere con voi i primi sviluppi di un nuovo progetto di ricerca, che cerca di usare la pittura parietale come mezzo per esplorare le relazioni, le trasformazioni del mondo greco-romano, andando oltre il Mediterraneo, quindi dal Mar Rosso al Golfo Persico, dalla Siria alla Cina e all'India. Negli ultimi decenni c'è stato un notevole incremento dell'interesse da parte degli archeologi classici, nei confronti dell'arte e dell'archeologia dell'Oriente greco-romano. Molti di questi studi, tuttavia, conservano per certi versi un approccio eurocentrico e guardano al Levante, all'Asia centrale e all'India come delle zone periferiche, ai margini del mondo greco-romano. In questa prospettiva, quella che viene spesso definita la globalizzazione arcaica, quindi condotta sotto l'egida di Alessandro Magno, dei regni ellenistici, dell'impero romano, rischia di omogenizzare e di nascondere differenze e peculiarità, di appiattire dei complessi sistemi di comunicazione. Ora, piuttosto che spostare la mia prospettiva da ovest a est, ho intenzione di focalizzarmi su movimenti e connessioni, con lo scopo di inserire e di comprendere la documentazione archeologica all'interno di una rete ampia e complessa che travalichi i confini geopolitici e culturali e spezzi la dicotomia fra est e ovest, fra oriente e occidente. Cerco di ricostruire le modalità secondo cui le tradizioni pittoriche greco-romane circolavano in Asia lungo delle rotte commerciali che si diramavano dalla Via della Seta, attraverso pittori itineranti, il commercio di pigmenti o di stoffe, la trasmissione di tecniche, la circolazione e la rielaborazione di iconografie e di stili, e più in generale lo scambio di idee. Cosa possiamo imparare dalla pittura sugli scambi economici e culturali tra Mediterraneo e Asia? Tendiamo forse a sopravvalutare il ruolo della cultura classica, della cultura occidentale, quando interpretiamo le pitture che decoravano tombe, case, palazzi e templi in Giordania, in Siria, in Afghanistan o in Cina. Ci sono forse delle tradizioni culturali più rilevanti per comprendere il significato e la funzione di queste pitture, troppo spesso ancora etichettate come ellenistiche o romane? Oggi vorrei cominciare col presentarvi alcuni esempi di pitture antiche rinvenute in Asia che conservano alcuni tratti greco-romani, ma appartengono a contesti culturali completamente differenti. E qui su questa mappa vedete tutte queste stelline, sono solo alcuni delle testimonianze più significative di queste pitture, appunto con tratti greco-romani diffuse in Asia. La documentazione è vasta e fa riferimento al periodo ellenistico e romano principalmente, con straordinarie scoperte che sono state effettuate anche in anni molto recenti. Qui vediamo alcuni esempi da Miran in Cina, Dura Europos in Siria e Marescia in Palestina. Successivamente mi focalizzerò sul sito di Palmira in Siria, una città carovaniera al centro di traffici commerciali tra Oriente e Occidente durante il periodo imperiale romano, all'incrocio tra le rotte per l'incenso dell'Arabia, le sete della Cina e le spezie dell'India.
Le immagini e i colori delle pitture che decoravano alcune delle sue tombe monumentali ci consentono di tracciare una rete di interazione tra diversi centri e comunità e di riflettere sull'impatto che questi potevano avere sulla realtà e la cultura locale. Ora, rapporti tra pittura nel Mediterraneo e in Asia sono attestati fin dall'età del bronzo, ma il mio studio si concentra sulla cosiddetta pittura classica. Ora, quando parliamo di pittura greca e romana, ci riferiamo a un corpus che comprende materiali che si datano dal periodo arcaico alla tarda antichità. Le testimonianze più antiche sono di VII secolo, preservate, sono di VII secolo avanti Cristo. Dal periodo ellenistico in poi, quindi verso la fine del primo millennio avanti Cristo, i contatti tra Oriente e Occidente si intensificano e la pittura comincia a viaggiare. Ma come fa la pittura parietale, ben fissa sui muri, a viaggiare? Viaggia attraverso il commercio di pigmenti, di altri materiali pittorici, perfino di tessuti. Viaggia attraverso artisti itineranti che favoriscono la trasmissione di tecniche. Attraverso il movimento di oggetti e di persone che stimolano la circolazione e la trasformazione di modelli culturali e artistici. Due tombe rupestri, rinvenute all'inizio del XX secolo a Marescia, qui siamo in Palestina, sono decorate con delle pitture murali che si datano al III secolo a.C. Qui vedete un'immagine della tomba quando fu scoperta all'inizio del XX secolo e quello che invece vedete a destra è una ricostruzione che è stata effettuata in situ, le pitture originali sono state coperte per proteggerle e sopra sono state ricreate delle sorte appunto di copie. In epoca ellenistica il centro di Marescia era un centro florido e dinamico, uno snodo commerciale molto importante, con una popolazione multietnica e multiculturale. Era parte del regno tolemaico fino al 200 avanti Cristo circa e la città è poi passata nelle mani della dinastia Seleucide. Le sue pitture parietali, che combinano iscrizioni greche e iconografie di matrice macedone, come questa caccia eroica che vediamo qui a destra, vediamo nelle altre due immagini dei paralleli invece con delle pitture dalla Bulgaria e dalla Grecia, ma anche con rappresentazioni di flora e fauna che rimandano al Corno d'Africa, qui vediamo una giraffa e una lince per esempio, sono da collocare proprio in questo vivace ma anche turbolento contesto economico, politico e culturale. Ma tracce di tradizioni pittoriche greco-romane si riscontrano fino in Asia centrale, come dimostrano le pitture rinvenute a Miran, una città oasi al margine meridionale del deserto del Taklamakan, nello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Miran si trova sulla via della seta, nella zona in cui la rotta si biforca proprio per aggirare il deserto, e vediamo infatti qui il sito nella rotta meridionale. Tra il II e il V secolo d.C. Miran era un sito monastico buddista, con dei santuari riccamente decorati da pitture, un contesto che apparentemente ha ben poco a che fare con il mondo classico. Eppure alcune delle pitture che sono state rinvenute nei santuari cosiddetti M3 e M5 mostrano delle somiglianze stilistiche e iconografiche sia con delle tradizioni artistiche dell'Asia centrale e del nord dell'India, sia con il mondo greco-romano. Qui vediamo per esempio questo motivo a ghirlanda, che era un motivo molto comune nell'arte ellenistica e romana, ma anche questa figura di questa sorta di angelo putto con le ali. Da un punto di vista tecnico, queste pitture realizzate a tempera sembrano rifarsi a delle chiare tradizioni asiatiche. Eppure, un'iscrizione che compare su una pittura del santuario M5 in caratteri karoshti, che era un tipo di scrittura indiana, rivela che siano l'opera di un certo Tita, un nome così simile al latino Titus da far pensare che siamo forse in presenza di un pittore romano, giunto in questa regione attraverso le rotte carovaniere e forse stanziatosi qui più o meno permanentemente. Tracce della circolazione della pittura classica sulla via della seta si riscontrano anche sulle stoffe. Tessuti di seta e lana, rinvenuti nelle necropoli di Lulan e di Sanpul in Cina nord-occidentale, datati al I secolo a.C. circa, mostrano chiara evidenza di motivi decorativi di stampo ellenistico. Nella fattispecie vediamo centauri, qui da Sanpul, ma anche dei leoni e grifoni, nell'esempio di Lulan. E qui ho inserito anche un confronto con un motivo decorativo simile da una tomba di Gergina, quindi in Grecia, in Macedonia. Ma
adesso vorrei ripercorrere con voi a ritroso la Via della Seta, questa volta verso ovest, fino a raggiungere il deserto siriano, fino a raggiungere Palmira. Ora, la storia dell'ascesa e del declino di Palmira è uno degli episodi più straordinari nella storia del Vicino Oriente antico. È una storia che si sviluppa principalmente nell'arco di 3 secoli, durante il periodo imperiale romano. È una storia, le origini di Palmira si affondano nel 3° millennio a.C., ma Palmira si sviluppa come un vero e proprio centro urbano nel 1° secolo a.C. e fiorisce poi nel periodo imperiale. Nonostante l'influenza romana, la città continua a godere di larga autonomia, sia culturale sia politica. Con l'inizio poi del 2° secolo d.C. la sua importanza cresce rapidamente. Con la sua posizione geografica strategica tra 2 potenti imperi, quello romano e quello partico, a metà strada tra il fiume Eufrate e il Mediterraneo, la città carovaniera di Palmira riesce a inserirsi al centro di traffici tra Oriente e Occidente. Le lingue, la società e la cultura, la religione, la cultura di Palmira, l'arte e l'architettura della città ci mostrano una ricca e complessa eredità, una sintesi unica di est e ovest, un perfetto sincretismo di cultura locale, forme greche e romane e influenze partiche. Molto di quello che sappiamo di Palmira lo dobbiamo alla documentazione funeraria. Lo straordinario corpus di oltre 2000 ritratti scultorei costituisce uno dei tratti distintivi della cultura palmirese. Busti, stele o sarcofagi decoravano tombe monumentali, all'interno delle quali erano sepolte alcune delle famiglie più in vista della città. E qui vediamo un esempio molto famoso, la cosiddetta la Signora di Palmira, la Beauty of Palmyra, uno degli esempi più importanti, in cui vediamo tra l'altro preservate anche delle tracce di colore, ancora tracce di pittura, di policromia. Palmira non possiede invece una consolidata tradizione di pittura parietale, almeno stando alle conoscenze attuali. La pittura sembra comparire solo con il 2° secolo d.C. e da allora si svilupperà per circa 100 anni, fino alla metà del 3° secolo, quando poi la città verrà distrutta dall'imperatore Aureliano nel 273. Alcune testimonianze frammentarie provengono da edifici residenziali e religiosi, come la Casa del Sondaggio 2. Come potete vedere da queste immagini, si tratta di per lo più di semplici, non particolarmente entusiasmanti, motivi decorativi, resi con una combinazione di stucco e pittura. Una documentazione più interessante si ritrova invece in contesti funerari. Gli interni delle tombe monumentali dovevano essere caratterizzati da una vibrante policromia, con decorazioni su stucco e sculture dipinte. Quindi vediamo appunto lo stesso rilievo di prima, la Beauty of Palmyra, ma anche la tomba di Elabel con un soffitto con stucco dipinto. Ma solo un piccolo gruppo di tombe, tutte concentrate in una necropoli, la necropoli di Sud-Ovest, presentano delle vere e proprie pitture parietali. Abbiamo, come vediamo qui sulla pianta, la tomba di Hairan, la tomba di Atenatan, la tomba di Makai, la tomba di Dioniso, la tomba di Abd Astor e la tomba dei 3 fratelli. Non compare invece su questa mappa un altro ipogeo che è stato scoperto nel 2007. Ora, cosa possono aggiungere questi monumenti alla nostra conoscenza della realtà locale di Palmira e soprattutto alla rete dei movimenti e dei meccanismi di contatto tra Mediterraneo e Asia in età imperiale? Qui vediamo l'esempio della tomba di Hairan con le sue pitture e uno schizzo della pianta della tomba con la collocazione delle pitture al suo interno. Sarebbe semplice ovviamente interpretare l'emergere della pittura a Palmira come l'esito di un processo di romanizzazione, quindi la trasmissione di una pratica, di una tradizione classica in un contesto posto ai margini dell'impero romano, una sorta di forma di civilizzazione. Ma davvero una questione così lineare? Quali circostanze favoriscono l'introduzione della pittura a Palmira nel 2° secolo d.C.? A quali tradizioni artistiche, greco-romane, ma non solo, si ispirano i pittori di queste tombe? E come vengono a contatto con queste tradizioni? Come si procurano i materiali di cui hanno bisogno? E poi, abbiamo a che fare con dei pittori romani o con dei pittori locali? E infine la domanda più complessa. Possiamo parlare, nel caso di Palmira, di pittura classica? Ora, mi rendo conto che siano diversi quesiti, ma quello che hanno in comune è che hanno l'obiettivo di mappare lo sviluppo della pittura palmirese sulle rotte di comunicazione tra Oriente e Occidente.
Per rispondere ad alcune di queste domande, ci concentreremo su una tomba, la tomba dei tre fratelli. Senza dubbio l'esempio più complesso e spettacolare di pittura parietale a Palmira. Rinvenuta nel 1895 nella necropoli di Sud-Ovest, la tomba dei tre fratelli è una tomba ipogeo, quindi una tomba sotterranea, con tre gallerie funerarie, vediamo qui nella pianta. Sono tre gallerie che si dipartono dall'entrata, una a destra, l'esedra nord, una a sinistra, l'esedra sud, e una di fronte, appunto l'esedra centrale, l'esedra ovest. Le pareti sono poi articolate in 65 nicchie, vediamo le nicchie qui che si aprono dalle varie esedre, ciascuna delle quali presenta poi sei livelli verticali, per un totale quindi di circa 390 loculi. Ciascun loculo era chiuso da una lastra con una raffigurazione a rilievo del busto del defunto, con una breve iscrizione che ne indicava nome e patronimico. Ora, in una fase successiva poi, ulteriori sculture funerarie sono state collocate all'interno della tomba, bloccando l'accesso a diversi loculi. E qui vediamo l'esempio dell'esedra nord con questo gruppo scultoreo che è stato piazzato nel mezzo dell'esedra e vedete che blocca l'ingresso alle nicchie. L'iscrizione in aramaico posta al di sopra dell'entrata della tomba menziona poi tre fondatori. Si tratta di Namahin, Malè e Saidi, i figli di Saidi e nipoti di Malè, è data la costruzione della tomba alla metà del secondo secolo d.C. Tuttavia diverse sezioni dell'ipogeo furono poi cedute, vendute ad altri gruppi familiari nel corso dei decenni. Ma veniamo adesso alle pitture, eccole qua. Le pitture sono collocate esclusivamente nell'esedra centrale, l'esedra ovest, ed erano quindi ben visibili anche dall'ingresso. Qui dal basso verso l'alto, e vediamo lo schema ricostruttivo, le pareti laterali e quella di fondo sono decorate con scene di lotte tra animali, vediamo in basso, pannelli che imitano lastre di marmo, ci sono delle vittorie alate che si ergono su un globo e reggono tra le mani dei medaglioni all'interno dei quali sono raffigurati uomini e donne, in alcuni casi accompagnati anche da bambini. Ora, come i busti scultori che chiudevano i loculi, queste pitture ritraggono i defunti in sontuose veste locali, vediamo qui due esempi, alle volte anche delle vesti sacerdotali. Questi ritratti sembrano essere alquanto generici, senza dei riferimenti a reali tratti fisionomici del defunto, ma erano accompagnati da iscrizioni in palmirese, il palmirese era un dialetto aramaico, che ne indicavano nome e patronimico. L'enfasi era quindi sulla sfera familiare e su quella religiosa, mentre non troviamo alcun riferimento esplicito alla morte o a delle credenze di tipo escatologico, quindi sull'aldilà. Il soffitto, eccolo qua, era invece decorato dai motivi geometrici a esagono e al centro vediamo si staglia un medaglione all'interno del quale è rappresentato il mito del ratto di Ganimede. Ora, la storia è probabilmente nota a tutti, ma in ogni caso Ganimede era un bellissimo giovane troiano di cui Zeus si invaghì, e Zeus quindi si trasformò in aquila e lo rapì per farne il proprio compiere. Sulla lunetta di fondo, invece, troviamo la rappresentazione più importante. Si tratta di una scena mitologica che rappresenta il mito di Achille sull'isola di Sciro. Ora, il racconto è tramandato in diverse versioni dalle fonti antiche, ma sostanzialmente questa è la storia. Per evitare la profezia che condannava Achille alla morte qualora avesse partecipato alla guerra di Troia, la madre Teti lo aveva mandato a vivere presso la corte di Licomede, che era il sovrano di Sciro, travestendolo da fanciulla. Lì pare che Achille abbia avuto una relazione con Deidamia, una delle figlie di Licomede, dalla quale avrebbe avuto poi anche un figlio, Pirro o Neottolemo. Nel frattempo, un'altra profezia aveva rivelato ai greci che la guerra non avrebbe avuto un esito positivo se Achille non avesse combattuto. Quindi Odisseo, Diomede e altri capi achei si recano a Sciro, travestiti da mercanti, e portano in dono ornamenti, gioielli, ma anche delle armi. E i capi achei che erano rimasti al di fuori delle stanze cominciarono a imitare i rumori di un attacco nemico. E immediatamente per istinto Achille subito afferrò le armi, rivelando quindi la propria identità.
e dovette quindi poi rassegnarsi a partecipare alla guerra di Troia. Ora, tornando alla nostra scena, se partiamo da sinistra, vediamo Odisseo, poi le figlie di Licomede, alcune delle quali purtroppo le pitture sono danneggiate, tra di loro in particolare Deidamia, poi Achille, prima un bimbo, lo vedete qui in basso, probabilmente appunto il figlio di Achille e Deidamia, Pirro, dopodiché al centro Achille, ancora in vesti femminili, altre fanciulle e infine Diomede. Come dicevo, le pitture sono danneggiate, ma originariamente dovevano essere caratterizzate da una policromia molto vivace e anche da una resa stilistica molto fine. Le figure, le singole figure, sono anche identificate grazie a delle iscrizioni in greco che sono poste a fianco o sotto ad ogni figura. Queste pitture si datano alla metà del secondo secolo e sono quindi da collegare con la prima fase di costruzione della tomba. Qualche decennio più tardi, invece, l'arco che segnava l'ingresso alla tomba, lo vedete qui indicato con queste frecce rosse, questo arco, venne anch'esso dipinto. E qui, come vedete nell'immagine a destra, non abbiamo vittorie alate o busti ritratto, ma troviamo invece due figure femminili, che sono identificate come le figlie di Simon e Male. Ora, queste pitture sono da connettere con la vendita di alcune sezioni della tomba ad altre famiglie tra la fine del secondo e la metà del terzo secolo, quindi sono un po' più tarde. Ora, la pittura funeraria è attestata nel Levante e in Egitto fin dall'epoca ellenistica. Abbiamo visto, per esempio, quell'esempio delle tombe di Marescia in Palestina. Ma cosa stimola l'adozione di questa forma di commemorazione nella Palmira di secondo secolo? Proprio in questo periodo la pittura funeraria fiorisce in una regione nota come Decapolis, che qui vedete nella mappa evidenziata in giallo. Si tratta di 10 città che sono situate nell'attuale Israele, Giordania e Siria, la cui appartenenza a un gruppo si basava sulla comunanza di lingua, di cultura e di assetto politico, che erano di tipo greco. Ciascuna costituiva originariamente una città-stato autonoma e furono formalmente annesse alle province romane di Siria e Arabia solo all'inizio del secondo secolo d.C. Ed è a questa fase che appartengono la maggior parte delle tombe dipinte, che si datano appunto tra secondo e terzo secolo. Si conoscono ad oggi oltre 30 tombe, in particolare alcune tombe di Abila e di Capitolias, che erano destinate agli strati più elevati della società, ci forniscono alcuni spunti per comprendere la diffusione della pittura funeraria a Palmira. E qui vedete un esempio di un ipogeo dipinto che è stato scoperto molto recentemente a Capitolia, la moderna Beitras, nel 2016. Allora, lo vediamo innanzitutto nel modo in cui la decorazione è articolata sulle pareti e sui soffitti. Come a Palmira, il soffitto è spesso interamente dipinto, come vedete nella tomba Q3 di Abila. E in quanto le pareti laterali non lasciavano molto spazio proprio per la presenza dei loculi. Qui troviamo motivi floreali, geometrici, architettonici, simili a quelli utilizzati per la tomba dei tre fratelli. Ad esempio, il motivo esagono che vedete qui nella tomba Q3 richiama ovviamente lo stesso motivo utilizzato nella tomba di Palmira. Sono frequenti anche i ritratti scritti in medaglione, come vedete qui a destra, e il motivo dell'aquila. E qui l'aquila, non so se è chiarissimo, ma al centro del soffitto della tomba Q3 vediamo inserito in questo pannello, al centro del soffitto, il motivo dell'aquila. Inoltre le tombe di Abila e Capitolias utilizzano le lunette delle nicchie funerarie, i cosiddetti arcosolia, per la rappresentazione di scene più complesse, spesso scene mitologiche, in un modo simile alla lunetta sulla parete di fondo dell'esedra dipinta di Palmira. Tra gli esempi più significativi di queste scene mitologiche abbiamo per esempio delle rappresentazioni proprio del mito di Achille e qui in questa tomba di Capitolias vediamo un disegno ricostruttivo dello scempio del cadavere di Ettore da parte di Achille. Il fenomeno della pittura funeraria sembra quindi essere giunto a Palmira da sud, dall'area della Decapolis.
Questa regione, il territorio nabateo, il territorio nabateo un poco più a sud, avevano per lungo tempo svolto un ruolo fondamentale nei traffici tra Levante, Egitto e Arabia, controllando i collegamenti con la via dell'incenso che portava appunto fino in Arabia. Con l'inizio del secondo secolo, Palmira si sostituisce a Petra, che era in territorio nabateo, nel ruolo di fulcro dei traffici tra Oriente e Occidente. Al tempo stesso l'area della Decapolis acquisisce un ruolo cruciale grazie anche alla costruzione di una fitta rete viaria promossa proprio dagli imperatori romani. In particolare la via Nova Traiana, che vedete qui a destra, collega da sud a nord il Mar Rosso con Bostra, poco a sud di Damasco. È quindi chiaro che le città della Decapolis diventano un tramite fondamentale per il collegamento tra Palmira e la via dell'incenso da una parte, ma anche la costa mediterranea dall'altra. Alcune iscrizioni testimoniano anche la presenza, anche a lungo termine, di abitanti di Petra o di Avila a Palmira. Inoltre dobbiamo tenere in considerazione il fatto che Palmira stessa avesse degli stanziamenti, delle enclave, delle vere e proprie colonie lungo diverse rotte commerciali, da Coptos in Egitto a Merv in Turkmenistan, a Babilonia in Mesopotamia. Questo deve aver creato l'opportunità di formare dei contatti solidi, ma soprattutto dei contatti duraturi, che possono aver contribuito quindi all'adozione da parte di alcune ricche famiglie di Palmira di questa nuova pratica di commemorazione funeraria. Ora vorrei soffermarmi sulle immagini principali della tomba dei tre fratelli, per cercare di capire a quali modelli artistici si ispirassero. E come questi modelli fossero giunti a Palmira, quindi come si muovono le immagini. Cominciamo con la scena sul soffitto, dove abbiamo Ganimede rapito da Zeus sotto mentite spoglie di Aquila. Allora, il motivo dell'Aquila compare sui soffitti di altre tombe di Palmira, vediamo qui la contemporanea tomba di Hiran. Qui però non troviamo alcun riferimento mitologico e l'Aquila sembra fungere da semplice simbolo religioso, un'allusione al culto di Zeus, o comunque della versione locale del culto di Zeus. In generale, l'iconografia dell'aquila è documentata nella pittura del Vicino Oriente fin dall'età ellenistica. Avevamo visto delle aquile anche appunto nella tomba di Marescia, che vi ho fatto vedere all'inizio di questa presentazione. L'aquila è inserita però in un pannello e utilizzata per la decorazione di un soffitto, compare solo in epoca romana, è proprio nella regione della Decapolis, vediamo qui in rosso la stessa tomba che vi avevo mostrato prima, la tomba Q3. L'associazione con l'episodio di Ganimede è invece un po' più complessa, ma potrebbe trovare confronto con un biclinium da Baida, vicino a Petra, quindi in Giordania. Petra, lo vediamo qui sulla mappa, era posta proprio su una rotta carovaniera e in questo caso questo biclinium, questa stanza, era probabilmente parte di un'osteria frequentata da mercanti, quindi un'osteria su una rotta che collegava nord e sud fino ad innestarsi poi sulla via dell'incenso. La collocazione delle pitture, vediamo qui all'interno di una nicchia che si apre sulla parete di fondo, richiama anche la struttura a esedra della tomba dei tre fratelli. È quindi possibile che questi motivi figurativi fossero circolati attraverso quegli stessi contatti che avevano contribuito alla diffusione stessa della pratica della pittura funeraria a Palmira. L'altra immagine che vorrei discutere con voi, esaminare con voi, è quella di Achille a Sciro, rappresentato appunto sulla lunetta della parete di fondo. È stato osservato come rappresentazioni di questo mito fossero molto diffuse nell'impero romano dal primo secolo d.C. La troviamo dall'Italia appunto alle province nord-occidentali, dall'Africa del Nord al Levante. E su questa mappa vedete indicati in blu le principali zone, aree in cui sono stati trovati dei mosaici con la rappresentazione di questo mito, e invece in rosso le zone in cui sono state rinvenute delle pitture. Compare nelle pitture, come in questo esempio dalla casa dei Dioscuri di Pompei, compare in mosaici, vediamo qui un esempio di terzo secolo d.C. proprio da Palmira, e anche in rilievi funerari, come in questo sarcofago, probabilmente da Roma, e attualmente al Louvre.
Ma come e da dove questa immagine, questa iconografia, da dove esattamente questa immagine arriva, giunge a Palmira? In molte rappresentazioni del mito, Achille è raffigurato in nudità eroica o armato, dunque in un momento successivo alla spogliazione dalle vesti femminili. Questo si nota in diverse pitture murali, come per esempio questa pittura dalla Domus Aurea, vediamo appunto Achille al centro della scena in nudità eroica, ma anche nello stesso sarcofago che vi avevo mostrato prima, il sarcofago del Louvre, in cui un'altra volta vediamo Achille non in vesti femminili, ma in nudità eroica al centro della scena. L'enfasi sembra quindi posta sul carattere militare, sul destino eroico di Achille. Inoltre, il suo ruolo cruciale nella guerra di Troia è rimarcato anche dalla posizione di Ulisse e Diomede, che in molte di queste rappresentazioni sembrano svolgere un ruolo piuttosto attivo. A Palmira, invece, Ulisse e Diomede sono relegati ai margini della scena, a destra e a sinistra, e sono rappresentati in pose abbastanza statiche. In definitiva, non sembrano fare molto. Al centro troviamo invece solo figure femminili, le figlie di Licodemo e soprattutto Deidamia, che afferra Achille per un braccio. Achille stesso, al centro della lunetta, sfoggia ancora degli abiti femminili. C'è un altro dettaglio che distingue le pitture di questa tomba palmirese dalla maggior parte delle rappresentazioni del mito, ossia la presenza di una figura infantile, del piccolo Pirro probabilmente, in tutta probabilità il figlio di Achille e Deidamia. Inoltre l'identificazione, questa possibile identificazione con Pirro sembrerebbe anche confermata da un'iscrizione che è posta proprio a fianco a questa figura, di cui si leggono le ultime due lettere, un'iscrizione in greco, e le ultime due lettere sono Os, quindi potrebbe essere appunto Pirros. Ora, quando si mettono insieme, si considerano tutti questi elementi, lo spettro dei confronti si modifica. Notiamo un rapporto privilegiato con Zeugma. Zeugma era un sito a nord di Palmira, sulla rotta che collegava Antiochia, vediamo, con Dura Europos e con l'impero partico. Qui un mosaico, proveniente da una casa di secondo secolo d.C., la casa di Poseidone, mostra la medesima struttura compositiva della pittura palmirese. Abbiamo Achille in abiti femminili al centro, circondato dalle figlie di Licomede, mentre Ulisse e Diomede restano ai lati della scena. La popolarità di questo mito nella produzione artistica di Zeugma di secondo e di terzo secolo d.C. è confermata anche da una pittura proveniente dalla casa dell'Eufrate, in cui Deidamia, quindi la compagna diciamo di Achille, è rappresentata assieme ad altre spose fedeli dell'Iliade e dell'Odissea, tra cui Penelope. E qui vediamo indicata con la freccia rossa Deidamia a sinistra e Penelope invece a destra. Palmira e Zeugma erano, come vediamo da questa mappa, erano piuttosto vicine e i loro contatti devono essere stati molto frequenti, con degli scambi sia di tipo culturale sia di carattere più strettamente artistico. Tali collegamenti erano probabilmente mediati da Antiochia, sulla costa mediterranea, da cui si dipartivano due rotte commerciali verso l'Oriente. Tra l'altro, con l'inizio del secondo secolo d.C., Antiochia aveva assunto un ruolo di primo piano nei traffici commerciali levantini, in conseguenza proprio di quel declino del centro carovaniero di Petra che aveva contribuito a spostare le rotte commerciali verso nord. La rappresentazione del mito di Achille a Sciro sarebbe quindi da collegarsi a una rotta diversa, al confine tra Siria e Partia. I modelli giungerebbero da dei contesti residenziali, quindi da delle case, piuttosto che da dei contesti funerari. Questo ci può anche aiutare a comprendere il motivo della scelta di queste immagini, di questa iconografia, per la decorazione di una tomba familiare. Il contesto funerario, infatti, di queste pitture, ha spinto molti studiosi a interpretare la scena di Achille a Sciro, la scena di Palmira, come un'allegoria del superamento della morte, una commemorazione del carattere eroico del defunto. Ma l'arte funeraria di Palmira sembra aver poco a che fare in realtà con la morte. Mancano dei riferimenti alla sfera funeraria o all'aldilà, mentre si privilegia, come dicevo prima, la rappresentazione della famiglia con tutta la sua genealogia. Anche le scene di banchetto, che sono piuttosto frequenti nella scultura funeraria, non sembrano alludere a dei banchetti funerari, ma piuttosto a delle scene di vita reale o magari a dei banchetti religiosi.
In questo senso, il mito di Achille a Sciro è da interpretarsi come una commemorazione familiare. Achille è rappresentato in una sorta di rito di passaggio che lo trasforma da giovane uomo in marito, padre e guerriero. Deidamia, come nelle pitture di Zeugma, è una sposa fedele. Il piccolo Pirro poi è aggiunto alla scena proprio come rappresentazione del frutto della loro unione. Questa lettura è più in linea con il carattere dell'arte funeraria a Palmira e si adatta alla commemorazione non di un individuo, bensì di un intero gruppo familiare, come quello che era appunto che trovava sepoltura in questa Isidra funeraria. Le pitture della lunetta, dunque, reiterano e completano il messaggio conferito dai ritratti e dalle iscrizioni che comparivano sulle parti inferiori della parete, anch'essi una celebrazione di quell'unità e di quella discendenza familiare. L'elemento del rito di passaggio, che torna insistentemente anche nel dipinto del ratto di Ganimede, quindi di questo fanciullo, l'idea appunto della transizione alla pubertà, all'età adulta, introduce una possibile allusione anche alla religione locale di Palmira. Queste immagini potevano infatti evocare dei riti religiosi orientali che celebravano la transizione da giovinezza ad età adulta. Il ratto di Ganimede si collega chiaramente al culto di Zeus, mentre il mito di Achille a Sciro evoca per certi aspetti il culto della dea Atargatis, la dea Siria, venerata anche a Palmira, un culto che era amministrato da sacerdoti che sembrano aver praticato anche travestitismo, da cui anche il collegamento interessante con le vesti femminili di Achille. È un culto che prevedeva dei diversi riti di iniziazione per giovani uomini. Ma lasciamo da parte adesso, diciamo, queste credenze religiose e misteriche e veniamo invece alla materialità, vera e propria materialità della pittura. Allora, le osservazioni che sono state effettuate attraverso l'impiego di raggi ultravioletti e le analisi archeometriche che sono state condotte sulla superficie pittorica hanno rivelato la presenza di diversi pigmenti, tutti di natura inorganica. Tra questi alcuni sono abbastanza comuni, economici, e potevano essere tranquillamente disponibili anche in loco. Si tratta per esempio della calce che veniva utilizzata per rendere il bianco o per schiarire altri toni di colore, e gli ossidi di ferro, che venivano utilizzati per rendere una varietà di tinte tra il giallo, il rosso e il bruno. Altri, tuttavia, sono più rari e sono stati probabilmente importati. Possono quindi fornire alcune informazioni preziose sulla rete di contatti che Palmira intratteneva sia a Oriente sia a Occidente. Tra questi compare la terra verde, derivata da un minerale che si chiama celadonite. Ora, non voglio ovviamente annoiarvi con dettagli troppo tecnici su questi minerali, però questo era un pigmento che non compare assolutamente nella decorazione dipinta delle sculture di Palmira, quindi non veniva utilizzato, non faceva parte diciamo della policromia tradizionale di Palmira. E sembra quindi arrivare a Palmira proprio con la pittura parietale. Il trattatista romano Vitruvio ci dice che la fonte migliore per questo minerale fosse Smirna, in Turchia, ma in antichità dovevano esistere anche altri giacimenti. Sappiamo infatti che i più vicini giacimenti di questo minerale nel Mediterraneo fossero a Cipro, mentre a Oriente li troviamo anche nell'Iran centrale. Ora, nel Levante, quindi in questa zona, il minerale è riscontrato anche nelle pitture romane di Gerico, in Palestina, e di Petra, in Giordania. Dunque, lungo quella medesima rotta sud-nord, che come abbiamo visto, sembra aver influenzato la trasmissione stessa della pratica della pittura funeraria a Palmira. Qui avevo indicato, tra l'altro, con questa specie di croce, i punti dove sono stati prelevati i materiali per le analisi. Un altro colore molto interessante è il blu, che veniva ottenuto con un pigmento noto come blu egizio. Ora, si tratta di un prodotto artificiale, il blu egizio non esisteva assolutamente in natura. È un prodotto che fa la sua prima comparsa in Egitto nel terzo millennio avanti Cristo ed è molto diffuso anche nella pittura greco-romana. Anche in questo caso non se ne trova nessuna traccia nella scultura di Palmira e non è nemmeno chiaro se gli artisti di Palmira avessero la conoscenza tecnica necessaria per produrlo. Inoltre, la particolarità del suo utilizzo in questa tomba, nella tomba dei tre fratelli, è che si riscontra in due tipologie differenti. E qui vediamo, sono stati prelevati
dei campioni da due diversi dipinti, e queste due tipologie fanno pensare a una provenienza di questi materiali da diversi centri di produzione, quindi molto probabilmente una produzione non locale. Purtroppo però al momento non siamo in grado di collocarli geograficamente. Le informazioni però più significative ci vengono da un pigmento che è stato utilizzato in quantità molto molto ridotta per rendere una tinta giallo brillante sul mantello di Odisseo. Lo si vede abbastanza bene in queste fotografie a raggi UV. Si tratta della mimetite, che era un pigmento completamente assente nella pittura romana e rarissimo anche nel periodo ellenistico. È un minerale che era reperibile in pochissimi giacimenti. Si trova nelle miniere dell'Aurio ad Atene e nel nord-est dell'Iran. Ora, questo è molto interessante, soprattutto dal momento che sappiamo che i mercanti di Palmira acquistavano molto frequentemente stoffe, soprattutto sete, pigmenti, tinture e pietre preziose dall'Iran e dall'Asia centrale, sia attraverso una rotta di terra, quindi la tradizionale via della seta che conosciamo tutti, sia più spesso via mare, attraverso il Golfo Persico. Ma chi ha eseguito queste pitture? Ora, se le immagini e i materiali potevano circolare frequentemente sulle rotte commerciali, la trasmissione tecnica è una questione molto più complessa. Le pitture della tomba dei tre fratelli sono state realizzate con una tecnica a secco, vale a dire i pigmenti sono stati mescolati con un legante prima di essere applicati su uno strato di intonaco ormai asciutto. Ora, nonostante questa tecnica fosse nota nel mondo classico, la pittura a secco non era comune nella pittura romana di età imperiale. Le pitture di Beirut, di Gerico o delle città della Decapolis, per esempio, sono state tutte realizzate con una tecnica a fresco, ossia su uno strato di intonaco ancora bagnato. La pittura a secco sarà invece molto più comune nei secoli successivi, proprio in Iran con la pittura sassanide, e in Asia centrale, come abbiamo visto con le pitture dei santuari buddisti di Miran. Questo è comunque un aspetto molto complesso che devo analizzare più attentamente, quindi quello di una possibile connessione tecnica con l'Asia centrale. Si notano inoltre delle differenze tecniche anche all'interno della stessa esedra. Sono delle differenze tra le pitture della prima fase, quindi sulle pareti, sulla lunetta, e le pitture invece successive che avevano decorato l'arco d'ingresso alla lunetta. Queste differenze, oltre appunto a indicare la diversa datazione delle pitture, suggeriscono la presenza di diverse botteghe e anche una sorta appunto di sviluppo quindi della pittura parietale a Palmira. Quindi in definitiva non ci sono degli elementi che indicano una presenza stabile di pittori romani a Palmira e possiamo invece più ragionevolmente ipotizzare uno sviluppo tra secondo e terzo secolo d.C. di alcune botteghe locali e l'evoluzione appunto di una limitata tradizione palmirese di pittura parietale. Cerchiamo adesso di tirare qualche somma. Allora, abbiamo iniziato questo percorso sulla via della seta muovendo da Palmira, quindi da un crocevia delle principali rotte che collegavano il Mediterraneo e l'Asia nell'antichità greco-romana. La pittura di Palmira non documenta semplicemente un'originale forma di romanizzazione della città. Con il declino del ruolo di Petra come principale centro carovaniero del Levante alla fine del primo secolo d.C. e con la costruzione di nuovi reti stradali, l'asse dei collegamenti tra Mediterraneo e Oriente si sposta rapidamente verso il nord della Siria, quindi verso Palmira. Sono queste nuove rotte a favorire l'introduzione della pittura funeraria a Palmira, probabilmente seguendo il modello delle aristocrazie delle città della Decapolis o della stessa Petra. Si tratta dell'adozione di una nuova pratica di commemorazione familiare, che può essere avvenuta grazie ai frequenti spostamenti di mercanti palmiresi diretti verso la costa mediterranea, o verso il Mar Rosso o l'Arabia, o con il trasferimento di cittadini della Decapolis a Palmira. Quanto alle immagini, sembrano aver seguito diverse rotte, e tra queste il mito di Achille e Asciro ci ha portato a nord di Palmira, a Zeugma, sulla vera e propria via della seta. L'adozione di questi modelli può essere avvenuta con lo spostamento di artisti, pittori, ma anche mosaicisti, tra Palmira, Zeugma e Antiochia. Anche se l'interpretazione del mito nella tomba dei tre fratelli ha poi un carattere fortemente locale.
Infine, la tecnica e i materiali non rivelano stretti rapporti con il mondo romano e testimoniano invece la presenza di diverse botteghe locali e di possibili collegamenti con l'Iran. La tomba dei tre fratelli, dunque, ci ha fornito un esempio concreto di come in antichità la pittura viaggiasse tra Oriente e Occidente su una varietà di rotte e in molteplici direzioni, attraverso città, regni e imperi, portando con sé moltissime immagini, colori, tradizioni e anche idee. Grazie. Grazie, grazie mille. Ecco, perfetto. Ti chiedo di chiudere la condivisione dello schermo, così possiamo tornare a vederci, diciamo fra di noi. E grazie per questo intervento che è ricchissimo di suggestioni e molto molto interessante. Immagino ci saranno diverse domande da parte del pubblico e chiedo a chi fosse interessato, a chi volesse intervenire, di utilizzare la barra posta nella parte bassa dello schermo per alzare la mano in modo che noi possiamo aprire il microfono. Nel frattempo, ti pongo io una domanda. Vale a dire se al di là del case study di Palmira, che immagino sia e sarà centrale per tantissimi motivi per questa tua ricerca, tu abbia già individuato altre città o altri centri lungo la Via della Seta, magari disposti più a Oriente, che in qualche modo identifichino questo genere di scambi materiali e intellettuali fra Occidente e Oriente. Grazie. La domanda è ovviamente una delle domande da cui sono appunto partita quando ho cercato di pensare, di elaborare questo progetto. E sto proprio mappando tutta la documentazione, insomma, disponibile. Quando ci si sposta a Oriente, in realtà ci sono dei casi molto interessanti, proprio perché se il Levante, da un certo punto di vista, è una zona molto cruciale, proprio perché è da lì che si dipartono tutta una serie di vie, quindi appunto la Via della Seta, la Via dell'Incenso, la Via delle Spezie, quindi in quel senso come crocevia ha un ruolo fondamentale, però è ovviamente molto più vicino, diciamo, al Mediterraneo e quindi anche la modalità di contatto, di trasmissione, sono in un certo senso più immediate da comprendere. C'è una zona, una serie di casi di studio che mi interessa molto, è proprio quella della Cina nord-occidentale. Soprattutto perché in questa zona abbiamo dei contatti tra mondo greco-romano e Oriente che appunto si datano sicuramente al periodo ellenistico, quindi sono dei contatti. La Cina nord-occidentale funge da contatto tra la Cina orientale, quindi per esempio appunto il regno, la dinastia degli Han e il mondo greco-romano. Quindi sono molto interessata per questo sono interessata anche alle stoffe, perché le stoffe, le sete per esempio, attraverso appunto tecniche, iconografie, ci fanno vedere proprio come alcuni di questi motivi si muovano sulla via della seta, anche appunto in modo meno immediato. Però la Cina nord-occidentale in un certo senso è proprio questa sorta di collegamento. Quindi per il periodo ellenistico mi interessa molto quello mi interessa anche molto, scendendo poi più nella zona, diciamo, di Gandhara, quindi del Peshwar, eccetera, quindi India settentrionale, i contatti nel periodo appunto il secondo, terzo secolo dopo Cristo, quindi l'arte di Gandhara in un certo senso, di cercare di capire quali influenze, quale impatto insomma la cultura greco-romana poteva aver avuto su questo contesto, che è un contesto dal punto di vista religioso e anche culturale completamente diverso. Quindi queste sono due aree che mi interessano molto, diciamo più a Oriente. Grazie, grazie. Grazie. Non so se ci sia qualcuno che vuole porre qualche domanda a Tiziana D'Angelo, alla professoressa D'Angelo, nel caso
vi chiedo di appunto di alzare la mano. Io non vedo ancora nessuno. Vediamo, no, non vedo ancora nessuno. E ecco qua. Allora, vedo adesso una mano alzata, quindi apro il microfono, anzi chiedo di riattivare l'audio. Prego. Buonasera, io volevo chiedere se dopo i danni nel sito di Palmira fatti dall'ISIS si siano distrutti grandi testimonianze riguardo questi studi, o se comunque in un certo senso questo abbia un po' favorito magari la ricerca di altri siti sempre vicino Palmira, di altri tombe o comunque manufatti che possono sempre ricollegarsi a questo studio. Grazie molte per questa domanda. È una domanda molto importante, proprio perché appunto l'impatto della distruzione del sito sugli studi futuri e sulla nostra documentazione è stato molto significativo. Fortunatamente, per quel che riguarda la pittura parietale, non ci sono stati dei danni particolarmente gravi, anche perché veramente a Palmira, come appunto vi ho fatto vedere, si tratta di poche, è una tradizione comunque piuttosto limitata, quindi abbiamo veramente 6-7 tombe dipinte, non di più. E a quanto ne so, nessuna delle tombe finora appunto ritrovate è stata danneggiata. Ora, il problema ovviamente è anche nella prosecuzione delle ricerche e anche delle attività di scavo ovviamente in futuro. Però la buona notizia è, per esempio, che la tomba dei tre fratelli è uscita proprio nel 2019-2020, non mi ricordo, ma una monografia insomma molto completa dove l'intera documentazione relativa alla tomba è stata pubblicata, e anche il fatto che siano state eseguite tutte queste analisi archeometriche recentemente è comunque segno del fatto che la documentazione continua ad essere accessibile e si può, insomma, ci si può lavorare, ecco. Benissimo, grazie. E tra l'altro, un'ultima cosa, ci sono state negli ultimi anni moltissime, diverse scoperte di ipogei, di questi ipogei appunto completamente dipinti in Siria, in Giordania. Vi avevo fatto vedere un esempio da Capitolia, da Beitras, dove abbiamo un ipogeo con due camere funerarie completamente coperto di affreschi e con, non mi ricordo, 60 iscrizioni in aramaico, e quindi diciamo continuano, ovviamente la documentazione è molto ricca e si sta ampliando tra l'altro negli ultimi anni anche parecchio. Grazie. Allora, vediamo se c'è ancora qualche altra domanda, altrimenti ne pongo ancora una io. Ah, sì, da parte del professor Belvedere, prego. Non è una domanda. Mi volevo, come dire, complimentare con quello che forse si potrebbe chiamare una sorta di paratesto della lezione, cioè tutta la parte di documentazione, di cartine, di ricostruzione delle immagini, che ho trovato estremamente interessante. Forse non sono abituato a vedere queste cose con tanta chiarezza, e che veramente innanzitutto fa capire meglio il discorso. E poi quasi fa venire ancora più voglia di approfondire questi studi. Quindi ecco, volevo solo complimentarmi davvero anche per questa parte, oltre che naturalmente per la sostanza scientifica della lezione. Io la ringrazio, professor Belvedere. Una delle cose che mi devo sforzare insomma di fare, che mi rendo conto non viene fatta molto spesso, proprio siccome sono interessata all'idea di mappare
questi, la trasmissione appunto di idee, di modelli, eccetera, ho sempre l'esigenza, diciamo, di mettermi lì e di cercare di ricostruire come allora queste cose si muovevano, dove vanno, quali sono le rotte, quali erano le rotte più frequentate, dove si muoveva l'esercito. Quindi secondo me è molto importante unire la documentazione appunto artistica, eccetera, con l'idea di guardare bene sulla mappa dove stavano le cose, dove potevano andare, come si potevano muovere. Comunque la ringrazio moltissimo. Allora pongo io ancora due domande, una proprio di bassa curiosità e una di natura più metodologica. La prima è relativa a così, proprio una curiosità, cioè se in queste tue ricognizioni, al di là della fonte archeologica, delle fonti archeologiche propriamente dette, immagini o forse ti sei già imbattuta in altri tipi di fonti. Io penso soprattutto alle monete, che probabilmente lungo la Via della Seta potevano avere qualche riscontro. Sì, sì. Sì, io poi appunto oggi ho dovuto diciamo selezionare. Avevo accennato per esempio iscrizioni. Le iscrizioni sono importantissime in questo senso, proprio perché ci danno un'idea non solo appunto di chi e come si spostava, ma anche per esempio se si trattasse appunto di uno spostamento diciamo a breve termine o magari appunto uno spostamento più duraturo. Perché questo è importante? Questo è importante perché certe cose si possono muovere rapidamente, certi scambi avvengono anche con dei contatti che possiamo chiamare dei contatti deboli. Quindi io e te ci incontriamo, poi ognuno va a casa sua e andiamo avanti per la nostra vita. Certe cose si possono scambiare in quella maniera. Altri aspetti, per esempio quelli tecnici, richiedono dei contatti molto diversi, perché una trasmissione tecnologica richiede proprio la presenza in loco di qualcuno che insegni quella particolare tecnica, richiede, è molto fisica in un certo senso la trasmissione tecnica, quindi alcune iscrizioni per esempio suggeriscono che ci sono dei, non so, appunto dicevo, degli abitanti delle città della Decapolis che si spostano a Palmira, li troviamo proprio stanziati a Palmira, fanno delle dediche agli dei lì, quindi in questo senso è importante perché non tutti i movimenti sono gli stessi. Le monete sono molto interessanti, non ho ancora, in realtà questo è un aspetto importante che non ho ancora investigato bene, sono importanti anche perché uno dei tipi di spostamento, di movimento che gioca un ruolo, diciamo, cruciale, soprattutto per Palmira, ma non solo per Palmira, è lo spostamento dei soldati. Perché la Via Nova Traiana, fondamentalmente, cioè tutte queste vie, Via Cassia, Via Nova Traiana, erano state anche appunto costruite proprio per facilitare lo spostamento degli eserciti. Quindi in questo senso anche lo spostamento, la presenza di soldati, la presenza di mercenari, per esempio, può portare a dei contatti appunto con culture molto diverse. Quindi le monete in quel senso sono effettivamente una delle interessanti tracce, insomma, da seguire. Sì, quindi la testimonianza epigrafica, la testimonianza numismatica sicuramente, le fonti letterarie sono, soprattutto per l'Oriente greco, sono un po' particolari. Ovviamente leggere la seconda sofistica, leggere appunto Luciano, per esempio, è molto interessante, però ha questa bias, ovviamente guardano alla Siria, guardano appunto all'Oriente come a questi altri, come a dei barbari in un certo senso, come a dei non romani, e è una narrativa che è costruita, non riflette ovviamente la realtà, quindi bisogna stare un po' attenti con le fonti letterarie in questo senso, diciamo che le iscrizioni e monete sono più affidabili. Ecco, allora ultimissima domanda che ti pongo, e poi se non ce ne sono altre lascio la parola alla dottoressa Bernardi per i saluti finali o per una sua domanda, per sue eventuali curiosità.
Quello che io volevo chiederti è relativo agli strumenti che utilizzi in questo tuo lavoro di mappatura. Penso soprattutto a quei software che nei lavori di digital humanities, in questi lavori di mapping, vengono utilizzati con una certa frequenza, e mi chiedevo se anche tu ne facessi largo uso ed eventualmente quali fossero questi software o questi applicativi che stavi utilizzando. Sì, quindi uno può cominciare le mappe. Adesso io tra l'altro ho un collega carissimo che si è occupato di diverse mie mappe, però in questo senso ovviamente appunto sistemi di mappatura sono importanti. Quello che volevo dire è che questo progetto necessariamente, per i tipi di competenza che richiede, perché io non sono una tuttologa, prima o poi, spero bene, diventerà un progetto collaborativo. Quindi spero proprio di costruirlo come un progetto interdisciplinare e collaborativo, perché avrò bisogno non solo appunto di esperti di digital humanities, ma avrò bisogno di restauratori, avrò bisogno appunto di sinologi, avrò bisogno di esperti. E quindi è proprio un tipo di progetto che io posso avviare, che però per essere effettivamente svolto insomma in modo efficace ha proprio bisogno di una squadra. Quindi una squadra di scienziati, una squadra appunto storici dell'arte, storici che uniscano proprio queste competenze per cercare di ricostruire appunto tutti questi vari viaggi sulla via della seta, o forse dovremmo dire appunto le vie della seta, perché la via della seta ovviamente è un termine abbastanza generico, simbolico, che usiamo oggi per indicare invece un network di connessioni e di rotte che è molto più ampio. Quindi io non ho tutte quelle competenze appunto tecniche, ma avrò sicuramente bisogno, quindi ma questa mi dava l'opportunità semplicemente di dire che un progetto di questo genere, per essere poi veramente completato a dovere, è un progetto insomma di squadra, ecco, non può essere fatto come progetto singolo. Il che spiega bene, spiega davvero bene quale sia appunto la prospettiva di ricerca dell'archeologo del XXI secolo. L'archeologo del XXI secolo che si accorge dei propri limiti, e secondo me questa è una cosa molto importante, perché se uno vuole fare, uno arriva con la domanda, io proprio queste domande qui sono molto molto interessata, e ti accorgi di cosa tu puoi contribuire a questo progetto, ma ti cominci pian piano a rendere conto di chi è cosa, di quali competenze hai bisogno, e quindi di che tipo di squadra insomma si debba mettere in piedi. Però assolutamente questo insomma spero proprio di costruirlo nel giro appunto dei prossimi 2 anni come progetto collaborativo, ecco. Fammi sapere se sei interessato. Di sicuro no, come sinologo. Tiziana, io ti ringrazio moltissimo e lascio adesso la parola alla dottoressa Bernardi e al professor Belvedere per i saluti finali, e speriamo davvero di averti presto qui in Ghislieri di persona, e insomma di poterti salutare col consueto affetto che tu dimostri sempre nei confronti nostri. Guarda, ti ringrazio, spero al più presto, ci puoi contare. Quando riaprono i confini non vi libererete di me. Anch'io la ringrazio molto, è stato davvero tutto affascinante quello che lei ci ha detto. Volevo solo chiederle una cosa, qualcosa sul suo percorso. Abbiamo sentito che lei ha studiato all'estero, ad Harvard, adesso in Inghilterra, eccetera. Ecco, quella dell'archeologo è una professione difficile in Italia, come quella dello storico dell'arte. Lo vediamo anche per esperienza, io lo vedo anche tra le nostre studentesse. Molte per affermarsi devono andare all'estero. Sembra quasi che all'estero ci sia più attenzione per la nostra storia dell'arte, la nostra archeologia. Volevo una sua, lei si considera un cervello all'estero o comunque
con una vasta rete di collaborazioni in tutto il mondo. Pensa che il suo essere andato all'estero l'abbia favorita nello sviluppo della sua professionalità? Io sicuramente sono un cervello all'estero. Io non mi sono mai considerato un cervello in fuga. Io non sono fuggita, forse anche perché ai tempi miei ancora non si fuggiva. Per cui io quando sono andata via dall'Italia, ero veramente andata via, tra l'altro grazie proprio al Collegio Ghislieri, insomma, che attraverso queste borse all'estero mi aveva proprio fatto venire questa idea che potevo andare, prendere, provare a studiare fuori. Però la mia prospettiva era sempre quella di rientrare, quindi io ho fatto il mio master e dicevo, vabbè, tra 2 anni rientro. Poi si è presentata appunto l'opportunità del dottorato a Harvard, mi sono detta, beh, lo faccio e poi ritorno. Poi non sono mai rientrata. Se vuoi essere sincera, sì, penso che mi abbia favorito, ma non per la ragione che magari possono pensare molti, cioè appunto di dire, non so, le opportunità o le connessioni. Io trovo che studiare all'estero, anche con tutte le difficoltà, insomma, soprattutto all'inizio, il mio primo anno a Oxford, lo ricordo come un incubo, però molto importante comunque, mi ha imparato a pensare, ad approcciarmi, insomma, anche alla mia ricerca in modi molto diversi. Questo poi mi ha aiutato, quindi in Inghilterra prima, poi quando sono stata in America, ci sono effettivamente un po' più opportunità, soprattutto c'è l'idea che uno può fare ricerca, ma può costruire tutta una serie di altre skills, di altre abilità. Quindi io, per esempio, durante il dottorato, sì, ho fatto la tesi, però ho cominciato a lavorare con i musei, avevo cominciato a fare, appunto, prendere fellowship a destra, a sinistra. Quindi avevo acquisito esperienza anche di insegnamento. Quindi, diciamo, negli anni di formazione, questa prospettiva un po' di più ampio respiro, dove per esempio appunto lo studente di master o lo studente di dottorato non è che deve solo appunto stare lì seduto e fare la propria tesi, concentrarsi solo sulla ricerca. Certo che è importante, ma ci sono molti modi di fare ricerca. Quindi in questo senso sì, mi ha aiutato. E poi in generale proprio è l'idea di approcciare la mia ricerca da diversi punti di vista e con anche per esempio l'idea di come si formulano le domande di ricerca. Io mi ricordo che quando sono arrivata in Inghilterra io non lo sapevo come, cioè sapevo che dovevo studiare e che dovevo appunto, e lì mi hanno insegnato che insomma potevo costruire le mie domande, non dovevo solo parlare di qualcosa. Quindi diciamo che quando avevo 21 anni queste cose per me sono state molto molto importanti. Io non lo so se sarebbe stata la stessa cosa se fossi rimasta in Italia, quindi non posso dire se sia appunto meglio o peggio. Per me è stata una cosa differente e mi ritengo molto fortunata perché ho avuto questa formazione molto solida, molto rigorosa in Italia, che ci invidiano veramente tutti. Perché quando io sono arrivata a Harvard, io mi ricordo che il mio professore di greco, era un tedesco, mi aveva detto come il mio greco era eccezionale, come poteva essere, che io ero un'archeologa, come facevo ad avere questo greco ottimo. Io dicevo, ma questo è il greco del liceo, insomma, il greco dell'università. Quindi noi abbiamo veramente una carta vincente in Italia, che è proprio questa solida formazione, e veramente tutti ce la invidiano fuori. Quindi dobbiamo sempre ricordarcelo. Ed è anche la chiave del successo di tanti italiani all'estero, no? In tutti i settori, non solo nel suo, anche in tutti i settori di studio. Ecco. Quindi se dovesse dare qualche consiglio a chi vuole fare l'archeologo? Ognuno ovviamente poi ha delle storie diverse, quindi non sto dicendo, io non voglio fare appunto l'esterofila a tutti i costi, anche perché appunto non lo sono, infatti non vedo l'ora adesso di rientrare in Italia appena me lo consentono. Uscire dalla zona di conforto secondo me è una cosa importante, e secondo me è importante farla più prima che dopo. Quindi io
incoraggerei a uno studente che sta facendo appunto la triennale o la specialistica, lo incoraggerei sicuramente a guardarsi attorno e a dire: non necessariamente voglio lasciare l'Italia e andarmene, voglio andare a provare a fare un'altra cosa da un'altra parte, a confrontarmi con qualcuno che fa le cose in maniera differente, con dei sistemi diversi, uscire proprio dalla zona di conforto. Trovarsi in una situazione in cui si dice: oddio, non so come fare adesso, oddio, non sono abituato a questo. Ecco, per me quello è stato veramente importante. Io mi sono trovata fuori dalla mia zona di conforto forse più volte di quelle che avrei veramente voluto. Certe volte mi manca la zona di conforto, ogni tanto ci vorrebbe, no? Però quello a me penso abbia aiutato molto. Quindi sì, vi incoraggerei sicuramente a fare le proprie esperienze, ad avere un atteggiamento, questa idea tante volte lo sento, la gente dice: ah, ma in Italia non ci sono possibilità, all'estero è tutto diverso. Allora, innanzitutto non è vero che all'estero è tutto diverso, purtroppo. Mi piacerebbe poter dire che è pieno di posti, sì, ci sono delle opportunità, ma non è, la situazione non è rosea come si può forse credere. Però di provare, sì, prendere e provare, vedere se piace, e poi comunque è sempre un'esperienza in più, è sempre una cosa che può aiutare, sia che poi si decida di rimanere fuori. Io non avevo mai avuto il piano appunto di dire: adesso io vado all'estero e vivo all'estero tutta la vita. Io volevo andare via solo per 2 anni e poi tornare. Ma io continuo a dirlo, che torno prima o poi tornerò, non so quando. Però sì, un'esperienza diversa appunto fuori, io incoraggerei a farla. Allora, grazie anche di questi suggerimenti che ha condiviso con i più giovani che sono presenti. E poi se ci sono appunto questi giovani, da Matusa della situazione qua, se ci sono questi giovani presenti che magari non vogliono fare delle domande adesso, ovviamente posso capire perfettamente, volevo anche dire appunto un'altra cosa, che io mi sento collegiale, mi sento studentessa pavese sempre comunque, e quindi se volessero contattarmi per un consiglio, per una domanda, per un confronto, io ci sono sempre, quindi la mia email la trovate tranquillamente su internet e senza problemi, insomma. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Un saluto e un ringraziamento anche da parte mia, anche per questi ultimi consigli, ma non tutti saranno in grado di seguirli, perché non tutti purtroppo sono come Tiziana D'Angelo. Ecco. Ma buon per loro anche, no? E quindi no, a presto. No, ma io dico sempre: bisogna solo provare. La differenza fra chi riesce a fare una roba e chi non ci riesce, molto spesso, è semplicemente tra chi ci prova e chi non ci prova. Sì, è vero, è vero. E quindi è solo quello. Però volevo veramente adesso cogliere questa opportunità appunto per ringraziare di nuovo tutti voi, per ringraziare il Collegio Bislieri, il Collegio Nuovo, gli studenti e tutti voi che insomma avete dedicato un'altra ora e mezza della vostra giornata, vi siete messi di nuovo di fronte al computer, e stiamo passando fin troppo tempo di fronte al computer in questo periodo, e quindi vi ringrazio in particolar modo. Grazie davvero e a presto, speriamo di persona. Buona serata a tutti. Grazie mille, buona serata. Buona serata, ancora grazie. Venga anche al Collegio Nuovo quando verrà. Assolutamente, assolutamente, colgo subito l'invito, grazie. Lo speriamo anche qui, anche se noi di archeologico non abbiamo niente, ma comunque. E lo stesso, non si preoccupi. Buona serata. Grazie, arrivederci. Davvero un bel modo per chiudere questo ciclo che ci ha tenuto compagnia per oltre un mese. Grazie. È stato veramente un onore.